Ciao a tutti e bentornati su Games Eater. Rieccoci qui per questo terzo episodio di Remothered. Allora, la scorsa volta ne abbiamo fatti due di fila, ora sono passati, è passato un giorno, quindi dobbiamo cercare di ricordarci. Cosa abbiamo fatto? Quindi questa era la stanza dove eravamo prima. Sì, la stanza da letto. Che non avevamo potuto esplorare perché è uscito quello psicopatico dal gabinetto. Vero, quindi diamo un'occhiata a quello che c'è. Questo è un armadio. Diversivo, ce l'abbiamo tutti i diversivi. Sì, se non sbaglio sì, abbiamo tutto. Sì, giusto. Vediamo se ci fa controllare la vecchia, magari c'è qualche oggetto, qualche cosa di importante. Diversivo. Questa mi pare che l'avevamo controllata. Sì, la foto sì. Sì. Lui era pazzo fin dall'inizio. Quindi in questo caso alla signora sdraiata sul letto non si può lamentare, sapeva chi sposava. Quindi prima o poi te lo immagini che una persona impazzisce. Con E già. quegli occhi spiritati. No, non toccare, per favore. Già l'altra volta l'abbiamo fatto. Minchia, vero? No. Lui era qua, no? Sì, Per nel quella. bagno. C'è qualcosa di luccicante che intasa lo scarico della vasca. Sembra la chiave di un orologio o qualcosa del genere. Nel frattempo ha sbloccato un obiettivo, cioè di cercare un modo per sbloccare la chiave. Che hai preso? Ah, chiave del corridoio di pian terreno. Chiave del corridoio, quindi dobbiamo andare a pian Sì, penso terreno. che ci sarà una porta, un corridoio. Allora, intanto guardiamo gli obiettivi. Prova a fuggire dalla villa, indaga sulla scomparsa di Celeste, prova a sbloccare l'oggetto incastrato nello scarico, quello di adesso, trova l'occorrente per attivare il comando della scala del seminterrato che abbiamo visto lo scorso episodio e trova e visiona la pellicola smarrita delle sedute di ipnosi del dottor Felton che avevamo letto sul Sul bigliettino. bigliettino, sul proiettore, se non sbaglio. Sì, che era nel forno, diceva, quindi dobbiamo trovare La cucina. la cucina di questa casa. Senti, passi tu? Sento io i suoni, mi pare che sono i passi di questa qua. Ora non si sentono. Ah, ricordiamoci che sul tappeto i passi sono meno rumorosi, vedi? Quindi volendo potremmo anche correre, però in questo caso non conviene. Non si sa che fine abbia fatto, quindi Meglio. intanto facciamo il primo obiettivo di. Cerchiamo di uscire dalla villa. Ah, sento passi. Non so se lo sento sopra o lo sento sotto lontano. Proviamo a scendere. Ah, quindi qua siamo al pian terreno, infatti quella dovrebbe essere l'entrata da dove siamo entrati appunto nel primo episodio. Logicamente chiusa, come c'era da aspettarsi. Figurati se ci facevamo uscire al primo episodio, infatti ci ha dato completato l'obiettivo. Dunque, individua una via di fuga Ok, ho alternativa. sentito aprire una Occhio, che porta. questa luce maledetta ogni volta sbaglio. Quindi qua ci dovrebbe essere un corridoio, no? Abbiamo trovato la chiave della porta. Questo è il pian Sì, terreno, del quindi pian terreno. qua è da qualche parte. Mi sa che è sopra. Speriamo che quello è sopra così non ci dà fastidio. Proviamo a correre. Andiamo, beh, Allora, forse è qua. qua, proviamo. Aspetta, qua c'è una porta. Non ha. No. Aspetta, forse si può.
Occhio, che lo sento cantare. No, non è questo. Ah no, serve il segno del puzzle. Cioè, ci deve essere il simbolino del puzzle. Vediamo se questo si apre. Questo forse... No, forse già l'avevamo visto questo. Eccolo, perfetto il puzzle. Aspetta. Ok, che qua. Forse è qua, ma noi dobbiamo vedere, dobbiamo entrare. Chiudi la porta. Sembra vicinissimo. No, ma sarà sopra, mi sa. Spero. Ricordiamoci, qua c'è un divano. Sì, è sopra, perché pare che ci abbia superato. Sembrava che ce l'avevamo accanto, invece ci ha superato. Però allora, questo è un orologio attento nel frattempo. Già l'ho sentito prima. Ah, la chiave dell'orologio che diceva prima. Quella che c'è nello scarico. Trova la chiave nascosta. La chiave mancante dell'orologio. Lo scompartimento delle batterie sigillato deve essere sbloccato dal quadrante dell'orologio. Quindi dobbiamo riuscire a prendere quella chiave che c'è nello scarico della vasca. Scendere e poi via. E usarla per aprire questo benedettissimo coso, insomma. Occhio che qua. No, perché dobbiamo sentire. Stiamoci zitti un attimo così ci accorgiamo se apre questa porta. E oltre questo muro. Ah, qua c'è uno specchio per salvare. Sì, ricordiamoci. Dannazione, lo vuoi selezionare? Niente, non gli piace questo sportello. Niente, non c'è nulla. Questa non si apre. Qua dall'altro lato c'è lui, quindi eviterei. Questa qua è la porta, quella che dall'altra parte era chiusa con la coppia, sì. Non potevamo aprire. Premi X per prendere la porta. Quindi così dovrebbe essere sbloccato. Quindi sì. In caso di fuga sappiamo che questo è aperto. Sì, però lasciamo stare perché lui è proprio da quella. Sì. Allora, abbiamo preso la corda, che è un diversivo piazzabile. Questo è il primo diversivo piazzabile che troviamo. Attento. Qua abbiamo provato, ma non si apriva. Qua abbiamo provato pure, no? No, questo qua non l'abbiamo provato niente. Ah, ok, quindi. Per qua forse ci serve la luce, non si vede niente. Sì, io chiudo questa porta, dico, non serve a niente, però almeno sentiamo della... Allora, esploriamo che qua... Occhio, eccolo qua. Oh, qua è. Almeno. Sì, abbiamo sentito una porta proprio qua di fianco. Ah, nel frattempo vediamo che è questo. Sospettato di rapimento e incendio doloso, rinomato professore si uccide. Non resistendo alle accuse, si impicca Albert Elias Wiman. Prosciolto dalle accuse per mancanza di prove, la comunità gli si era scagliata contro, dalla loro moventi più che sufficienti, insabbiamento di prove e vendetta. 14 novembre 1971, mentre ricorre il primo mese della sparizione della tredicenne Celeste, foto accanto, la figlia adottiva dei coniugi Felton, il corpo senza vita del professore Wiman in alto è stato rinvenuto questa mattina nella sua abitazione. Wiman si sarebbe impiccato. Era stato sospettato della sparizione della piccola Celeste, sebbene non vi fossero tracce concrete che farebbero della sua sparizione un rapimento, ma anche dell'incendio doloso al convento Cristo Morente, avvenuto appena 6 giorni fa, dove avrebbero perso la vita tutte e 12 le sorelle che vi dimoravano. Foto grande. Ok, quindi da qui sappiamo che è stato accusato del rapimento della bambina questo Albert Elias Wiman, però non ci erano prove, in effetti era stato prosciolto e ha finito per suicidarsi perché non ce l'ha fatta più. Inoltre è bruciato un convento con dentro 12 suore che a quanto pare sono morte. Va bene, vediamo il retro. Un sacco di sacrificio. Dimenticato qualcosa, parrucche, già conciate, ah vabbè sì.
Pubblicità. Pubblicità. Anche qua pubblicità. Occhio! È caduto, ecco, nascondiamoci. Dove, ci dovrebbe essere un... Girati, vediamo. È un coso, io dietro, dietro. Sì, sì, sì. A separare. Ah! Occhio, occhio. Potrebbe entrare anche da qualsiasi cosa. Sì, sì. Eccolo qua. Il pazzo. Think I'm enjoying your stupid game? Parla del nostro stupido gioco. Ti diverte il tuo stupido gioco? Insomma. Vedi che non c'è nessuno, sì. Non ci diverte molto a dire, però. Puoi vedere le schifose chiappe placide. ci disgusta. Allora. Che dici, possiamo uscire? Penso di sì. Anche se la musica è chiusa, no, non è chiusa. No, è aperto, però è uscito. Occhio che qua vicino. Almeno la musica ti fa. No. È in fase di ricerca ancora. C'è nessuno, non ti preoccupare. Anche perché qua penso ancora che dobbiamo esplorare. Eh sì, dobbiamo esplorare. Qua cosa c'è? Acqua, chiudiamo. Sì, proviamo a chiudere, dai. Dico male che parlo, sentiamo. Okay. Ah sì, c'era qualcosa. No, era in basso. Vabbè, sarà un diversivo, cazzo. Allora, però controlliamo, non si sa mai. Che infatti diversi. Sì. Guardate il tavolino di là. Sì. Un altro diversivo. Sì. Qua c'è qualcosa, un libro, no, un bicchierino come diversivo. Però solitamente qua, essendo che penso sia tipo una specie di sala da pranzo, quindi ci dovrebbe essere vicino alla cucina. La cucina, infatti. Nella cucina cosa c'era? Le batterie? No, nel, no, forno, nel forno c'era la pellicola da mettere in quella specie di proiettore che avevamo trovato. Qua non c'è niente. Signore, a quanto pare oggetti chiave non ne abbiamo mai trovati in queste cose, però mai dire mai, noi controlliamo. Sì, però alcune volte abbiamo trovato dei pezzi di storia, quindi siamo bravo. Portati lo stesso a controllare. Sì, infatti. Guarda sto guarda. L'intera famiglia Felton ritratta in un'aura spensierata, sembrano giorni ormai dimenticati. Il volto di Celeste è irriconoscibile, pare che la terra sia stata rovinata di proposito, a furia di graffi. Ma perché? Anche il signor Felton non sembra tanto psicopatico in questa foto. Vero. Diversivi, niente, allora proseguiamo. Qua c'è una qua, qua. Ah, un pezzo. Bene, forse abbiamo trovato qualcosa. È caduto questo coso da là sopra e c'è cavo metallico. E forse è quello che ci serve per la raccogliere, vasca. Può essere. Beh, credo, Può essere, può essere. Anche se tutto questo io non capisco, non poteva mettere una mano. Ah no, perché si vede che forse è incastrato dentro... Il fondo. Dentro il sifone, cioè dove c'è quel coso che fa il canale di scolo, forse è là. Allora proviamo. E allora avrei cos'è? Occhio. E là c'era una porta però. Dove? Sì, ho provato ad aprirla. Ah, non si apre. Attenzione qua, uscio. Che c'è qua dentro? Un coltello, un'arma. Dall'altra parte abbiamo controllato. Dalla siamo venuti. Allora questa qua è quella che manca. Qua che c'è, aspetta. Altro diversivo. La cucina. L'abbiamo trovata. Ah, chiudi subito. Sì, prima di prendere il forno, la pannaia, mi piace, questo prendiamola veramente. No, il nostro è potenziato. Ti ricordi che l'avevamo potenziato?
Mannaggia, ora è qua sotto e però la vediamo. Qua ci dovrebbe essere il video. Ah, forse c'è questo qua, si deve col... No, il cavo metallico no, una maniglia ci serve. Una maniglia per aprire il forno, quindi puzzle su puzzle. Nel forno trovi una cosa per fare questo, ma per aprire il forno ci serve un'altra cosa. Un topo, ma no. Ci sono tante cose, qualcosa di utile la dovremmo trovare. Mi pare di aver visto una bratta nel piatto, e infatti... Ah, una falena, qua è pieno di falene. Ho capito che questo era esperto di falene, ma fare mangiare il cadavere di tua moglie dalle falene mi sembra un po' troppo. È una persona che recicla, non butta via niente. Eh sì, signor Fetto. Molto dedita al suo lavoro. Io voglio scoprire sta bambina che fino a fatto in mezzo a sti psicopatici. No, più che altro io mi... cioè mi stupisco di come ci rimanga la banana. Anche se la banana se hai fatto caso aveva tipo mezza gamba rotta, quindi... Sì, no, ma pure lei è pazza perché una badante si accorgeva che c'è la morta nel letto. Cioè, una badante pure... ti fa il letto come prima cosa. Aspetta, quindi... c'è qualcosa. Sì, sì, sì. In vacanza a Roma, estate 1960. Nuovo collezionabile sbloccato. Buono, buono. Che c'è là dietro? Ah, lo stura! Mi scuoto per... E allora quello non serve per... Non serve la vasca, quello, sì. Vabbè. A qualcosa servirà. Hai provato anche qua a mettere il ferro? Non te lo faceva mettere, vero? Ho provato. No, 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 no. Signore, diversivi tipo a 800.000 diversivi. Infatti sbagliato. Dico, per adesso ne stiamo tanto pochi, però tutta questa presenza di diversivi mi fa... cioè mi induce a pensare che a breve la situazione qua diventerà veramente assurda. Cioè, è solo questa è l'unica spiegazione. C'è una corda, prendiamo sta corda. Sblocchiamo la porta. Però poi la posiamo, perché a noi ce ne servono due da lancio e uno piazzabile. Quindi facciamo così, buttiamo la corda. No, non lo so, ne abbiamo corda. Ma anche di forse la corda si può mettere tipo in ciampo? Cioè non abbiamo mai posizionato, sì, quindi infatti, non... dobbiamo capirla sta cosa poi. Ok, abbiamo aperto sta porta che finora era chiusa. E ci ha riportato. Aspetta, voglio provare un attimino, perché tu dici l'hai provato il cavo su quel forno, sì, ma non vorrei che mi sono sbagliato invece. Cioè che ho sbagliato qualcosa e non l'ho saputo fare, riproviamo. Proprio non servono maniglie per collegare una maniglia. Penso che dobbiamo tornare al proiettore, no? Eh sì. Ah no, no, dobbiamo tornare alla vasca. Alla vasca, sì. Qua è. I need to take my pills. Occhio. Mi ha fatto spaventare, sembrava vicinissimo, vuol dire che è al piano di sopra. Corriamo sul tappeto. Senti? Non si sente. Non si sente. Possiamo correre sul tappeto. Mi ero accorto prima che i passi non fanno rumore. Ho aperto una porta. Allora dobbiamo andare sopra. Dobbiamo andare sopra. Sturare la vasca, prendere la chiave, tornare sotto, andare all'orologio e prendere le batterie. E poi andare alla scala sotto. E poi andare alla scala sotto. E le batterie non ci servivano per la scala, ti ricordi? Ah sì, vero, vero. E poi forse dalla scala troveremo qualcosa. Sicuramente. E in questo piano dobbiamo fare attenzione. Sì. Qua. E che qua l'entrata è anche brutta. Cioè se là lo vedi, se da questa parte non lo vedi. Ora cerchiamo di parlare il meno possibile, sia per sentire i suoi passi, sia per l'atmosfera, perché se non facciamo altro che parlare è finita. I know you're here somewhere.
ora che se n'è andato. Però ancora qua. Però è qua vicino. Dov'è? È sotto. Ma vaffanculo. Cioè è caduto dove? Sotto, sotto, capito? Dove? Sotto in fondo, l'ultimo piano. No, vaffanculo. Sembrava troppo facile. Potremmo provare ad accendere sto coso in modo tale che noi ci chiudiamo nell'armadio. Farlo lui va a controllare, noi usciamo e ce ne andiamo. Ma non vorrei che ci becca. Vediamo, vediamo. Dovrebbe arrivare una trappola. Come dice, un colto della doppia lama. Comunque, signori, vorrei dire una cosa. Noi di survival horror siamo abbastanza esperti perché, come vedrete, dico, metà del nostro canale sono survival horror, ok? Questo non mi sembra un survival. Tu vedi meccaniche survival? No, ma non serve proprio un survival horror proprio per la mancanza delle meccaniche base, cioè il cibo, il riposo. Dove sono tutte queste cose? Questo è un action horror, non un survival. Almeno a nostro avviso. Poi può essere che ci sbagliamo perché da tutte le parti c'è scritto survival horror, persino sul sito dei produttori. Poi non lo vedo sto survival. Però è fighissimo, però è un action, non un survival. Qua è. No! Di fronte! Maledetto! Allora cerco di tirarmi un po'. Sì. Vai! Scendiamo! Nell'armadio! No, è troppo vicino. Questo sì, qua. ce la facciamo. No, ci ho visto, era troppo vicino. Esci. Lo sapevo io che era troppo vicino. Perché combino a schiva? Ha schivato! Ma ha schivato dall'altro lato! You weren't invited! Proviamo un altro diversivo. Ci sta finendo la stamina. Bitch! Tu l'hai capito dove è finita sta chiave? Sì, è finita sotto. All'ultimo piano, al piano interrato, stiamo interrato. Stavolta non mi fermo. No. Scendi. Mi zicco sotto questo coso. Ecco, non mi ricordavo che c'era questo qua. L'ho ricordato dal pavimento, capito? Perché ho visto il pavimento in quel modo a piastrelle bianche. Bravissimo, vedi, magari una cosa me la ricordo io, una tu. Attento. Non è che così ce l'abbiamo portati sotto sto testo. Sto vecchio raffatto. Minchia, stai scendendo? A me? No, siccome ho sentito le voci di più. Ho urlato. Ci servono un paio di diversivi ora. Sì. Questo qua chiudi, no?
Voilà, aspetta, diversivo. Un altro. Benissimo, avevi perfettamente ragione. Eccolo qua. Ti guarda, dobbiamo trovare qualcosa per alzare. Magari il cavetto. Perché? Maledetta. E alza quella cosa. Ti sto odiando. Ti sto odiando in una maniera. Almeno smetti di dire. Cioè. Trovo un metodo, proviamo con quello. Proviamo con il. Sì. Qua è. No. Abbiamo sbloccato questa porta. Aspetta, facciamo una cosa, sbloccala, perché almeno se viene possiamo fuggire dall'altra parte. No, questa, quella di là. Quella che era, che c'era la corda. Ah, ma c'è l'armadio. Sentiva la porta aprirsi. Noi abbiamo tolto appunto questa corda da qua, che prima non sapevamo come si toglievano le corde, l'abbiamo imparato poc'anzi quando eravamo là sopra. Intanto dobbiamo cercare di capire come usarle, quindi questo è un ottimo posto dove mettere una corda, una trappola, insomma, perché lui sicuramente se ci insegue passa da qua. Come si fa? Sperando che la usi come inciampo, ma noi stiamo ponendo. Eh sì, ce l'ha detto nel tutorial, ci sono quelli piazzabili e quelli lanciabili, e lui inciampa, tipo. Lascia diversivo con X. No. Ma se lo lascio è così, non è che non è piazzato, giusto? Eccolo, cavolo, si piazza. Quelli che si lanciano in quel modo. Sto provando a premere le stesse cose, ma non lo può fare. Prova vicino una porta, non vorrei che magari puoi solamente bloccare la porta. Tipo questa. Una aperta, certo. No, no, no. Ah, forse, ecco, mi sono appoggiato con questo, forse si preme questo. No. Che fare in appoggio, scusi? Per bloccarlo, intanto c'è. Ah, ok, dobbiamo imparare sta cosa, bravo, bloccare la porta. Ce l'avevano spiegato nel tutorial. Ma poi scusa, qua sta cosa, perché non mi fa usare il cavo, che ne so? No, lo proviamo. No. Qui ci deve essere qualcosa. Forse qua, proviamo. Sì, sì, il cavo qua. Ah, eccolo qua, l'attacca, manda sul montacarico. Vedi tu per alzare una grata quello che ho dovuto fare. Adesso non funziona. Dobbiamo attivarlo da sopra, dannazione. Questi maledettissimi oggetti piazzabili, io vorrei capire, insomma, perché poi è il momento del bisogno, non sappiamo come fare. Sto provando tutti i tasti, ma niente. O a meno che ancora non possiamo piazzarli. Ah, perché... è possibile, ci ha dato il tutorial prima. Lo so, boh. Vabbè, intanto selezioniamo l'altro perché abbiamo bisogno di lanciarlo se siamo nei guai. Ok, allora intanto andiamo direi a salvare. Di dare una salvata. Qua non c'era lo specchio, vero? No. Qua, in questo piano qua c'era lo specchio, l'abbiamo visto prima in quella nuova zona dove abbiamo trovato la cucina, ti ricordi? Sì, sì, sì. Anzi, saliamo sopra. Cola. Infatti andiamocene perché qua ci sgama il maledetto. Sta arrivando ora, hai sentito la musichetta? Sì. Andiamo nella sua camera di prima, perché se non mi sbaglio il coso del montacarichi era là, dove c'era lo specchio dove abbiamo salvato la prima volta, ti ricordi? Sì, mi pare di sì.
ci ha visto. Maledetto. In camera, in camera, in camera. Sì, sì. Se per qua finiamo alla fine. Siamo dei bon. This is not funny. Dice non è divertente, andiamo, andiamo, non è divertente. Ah, che non è divertente, su questo io ho ragione. Prima o poi la sbaglierò una di queste. Cerca di non sbagliare. Per ora è facile, ma immagino che andando avanti col gioco, insomma. Se no veramente è inutile sta cosa, perché per ora è semplicissima, non è possibile che sia così. Vabbè, dai, facciamo quello che dobbiamo fare. Ecco, vicino a cuore. Dobbiamo stare attenti. Ok, tenendo. Sappiamo. Eccolo, vedi là c'è il coso, come dicevo io. E che io. Fai, lo tiriamo e poi salviamo? No, che si è fatto da... cioè si è fatto un certo... salviamo. Allora. Benissimo ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Qua abbiamo il montacarichi, quindi dal prossimo episodio appunto vedremo cosa accade azionando il montacarichi. Dovrebbe aprirsi quella dannatissima botola e prendere la chiave. Chissà cosa succederà dopo. Alla prossima, saluti e iscrivetevi. Mi raccomando.